Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Yes Your Grace. Signori, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e per le risorse che abbiamo, io direi attualmente di non spendere nulla, ma di continuare con la prossima settimana. Ci teniamo un po' di risorse da parte e poi cerchiamo di accumulare anche un po' di scorte per quanto riguarda la guerra, sistemare il castello e tutto quello che ne concerne. Ha qualcosa da dirci, consigliere? Ursulia non scrive da un po'. Spero solo che vada tutto bene. Guardi, io spero solo che le scelte che abbiamo fatto questa volta non portino a morte certa di nostra figlia, perché so, ma incazzo male, eh. Ho detto agli abitanti del villaggio che volevate vedere tutti in relazione alla chiamata alle armi. Dovrebbero essere qui a breve. Ok, grazie mille, Stan. Vostra grazia ha risolto il problema del mostro nel pozzo. Non è stato necessario usare la magia. La creatura aveva solo bisogno di un regalo. In caso non dovrebbe causare ulteriori problemi. In ogni caso non dovrebbe causare ulteriori problemi. Grazie. Vostra grazia ha incontrato un gruppo di bambini nella foresta. Erano alla ricerca del fiore felice. A quanto pare non sapevano che non avrebbero trovato nulla in questo periodo dell'anno. Fortunatamente non è successo loro nulla di brutto, quindi li ho riportati dai loro genitori e loro mi hanno ringraziato come potevano, con alcune provviste e tante parole di gratitudine. Beh, 11 provviste e ovviamente 3 di felicità non è affatto poco. La strega è stata spettacolare. Mai avuto un tale flusso di idee girarmi nella testa. Sono retorico, voglio dire euforico. È come se la sua magia attraversasse tutto il mio corpo, scendendo lungo la penna d'oca e poi dritta sulla carta. Quello che all'inizio come un semplice progetto si è trasformato nel mio capolavoro. Quindi pensavo di fare cose davvero in grande. Mettiamoci dentro tutto. Un generale, una strega, manca solo un cacciatore per aggiungere un po' di pepe. Sarà uno stupenda poema epico. Vabbè, qua l'italiano ogni tanto se va a fare fottere. Il più grande della storia. Sì, dai. Anche questo non sono mai riuscito a farlo perché non ho mai il cacciatore disponibile. In questo caso, sì. Ormai ci siamo, quindi facciamo tutto il possibile. Oh, siete emozionato quanto me! Riesco a leggerlo nei vostri occhi. Non ci vorrà molto, solo un altro po' di pazienza. Sarà favoloso! Ma speriamo, perché se è una cazzata come quella che mi hai letto quando ti ho mandato solamente il generale della strega, insomma, odio. Vostra grazia, non è così facile. E tutte le altre persone gettano la loro robaccia per strada e la cosa non sembra dar fastidio a nessuno. Io ero cortese e portavo i miei rifiuti nella foresta, ma la gente gettava la propria sporcizia davanti a casa mia. Adesso mi si sono rotte le ruote del carro e non posso portare certo tutto questo a mano. Quindi li getto dove tutti gli altri scaricano i loro rifiuti. Non pulirò finché anche tutti gli altri non avranno tolto di mezzo la loro sporcizia. No, devi ripulire questo disastro. Non intendo ripetermi. No, mi dispiace, ma sti cazzi, Non mi importa di come hai intenzione di fare, ma tornerai a casa tua e pulirai tutto. Non solo facendo. No, non stai solo facendo puzzare l'intero villaggio in modo orrendo, ma stai anche diffondendo delle malattie, facendo ammalare le persone. Sì, vostra grazia. Vado subito a farlo. C'era bisogno che venivi fino a qua? Cioè. Dimmi tu questo, ma se fa così, se ti dico che devi pulire, devi pulire. E dai, Vostra Grascia! Ti unirai al mio esercito nell'imminente battaglia? Stiamo andando in guerra. Abbiamo bisogno di quanti più uomini possibile. Vi devo la vita, Vostra Grascia! Ovviamente vi aiuterò. Preparati, la battaglia inizierà tra 15 settimane. Ok. Beh, 6 unità, so poche, per carità, però qualcosina. Dobbiamo raccattare unità un po' dappertutto. Ho sentito che è un momento difficile per Darwin, vostra grazia, una battaglia dopo l'altra. Non deve essere facile essere re di questi tempi. Io
ma penso di sapere cosa potrebbe aiutarvi a superare le prossime difficoltà. Soldati, tanti soldati. Più soldati si hanno meglio è, non siete d'accordo? E si dà il caso che io abbia accesso a uomini altamente addestrati ed efficienti e che sono disponibili a combattere per voi. A prezzo giusto, naturalmente. 28 pezzi d'oro per 22 uomini. Non suona poi tanto male, vero? Guardi, per il momento decliniamo perché va bene gli uomini, ma dobbiamo pure fortificare il castello e fare altra roba. Spero solo che non sarà Reiwa a volere i miei uomini. Allora, addio vostra grazia. Forse ci rivedremo un giorno. O forse no. O forse sul campo di battaglia te taglio la testa. Oggi gente così che dimmi tu, non se fa, se fa. Allora, qua non c'è niente da fare, di conseguenza queste settimane mi sa che passeranno comunque abbastanza velocemente. In mappa possiamo andare a reclutare qualcun altro, però cerchiamo di andare nei luoghi dove siamo sicuri. Attività parallela, un villaggio attaccato, mal di stomaco, marito ferito, Babushka, loro li abbiamo aiutati, quindi vai di strega. Ok. Figlio affamato, mi sa che abbiamo aiutato anche lui, teoricamente. Vai. E passiamo immediatamente alla prossima settimana, signori, che qua dobbiamo andare velocemente. Allora, abbiamo un bel po' di cibo in realtà, quindi potremmo anche mettere da parte qualcosina. Direi di sì, per il momento non possiamo rinforzare nulla perché abbiamo veramente poco oro, però possiamo sicuramente mettere da parte almeno questo. Le stiamo con 21, però già abbiamo 3 scatole, quindi c'è sta, dai, piano piano se fa, se fa. Passiamo prossima settimana, dovrebbero ritornare il generale e la strega. E dovrebbe portare un po' di gente, teoricamente. Ho detto agli abitanti del villaggio che volevate vedere tutti in relazione alla chiamata alle armi. Dovrebbero essere qui a breve. Ho detto agli abitanti del villaggio che volevate vedere tutti in relazione alla chiamata alle armi. Dovrebbero essere qui a breve. Vostra grazia, grazie ancora. La vostra strega ci ha spiegato come comportarci con Budni e Janok nel pozzo. Abbiamo preso il nostro miglior pollo e l'abbiamo gettato nel pozzo. Janok deve aver accettato il nostro sacrificio perché non si sente più nulla. Ma ora lo troviamo un altro pollo come quello. Che vuoi? Cioè, nel senso, puoi avere tutto. Povero pollo. Vostra grazia, l'avete fatta chiamare? Ti unirei al mio esercito in imminente battaglia? Vi unirete al mio esercito nella prossima battaglia? Abbiamo una concreta possibilità di vincere la guerra. Quando? Dove? Perché? Abbiamo 80 uomini. Va bene, sì, ma il mio esercito ha bisogno di voi. Avete salvato i nostri figli, avete cacciato Babushka dai nostri villaggi. Siamo al vostro servizio, vostra grazia. Tenetevi pronto, la battaglia inizierà tra 14 settimane. Quanti sono? 6. Tantissimi, però, ok. Vostra grazia, come posso aiutarvi? Ti unirai al mio esercito? Si avvicina una guerra, dobbiamo rafforzare le nostre difese. Sì, ho sentito parlare della guerra. Avete trovato il mio povero ragazzo. Potete contare sul mio aiuto. Radunerò anche i miei amici. Tieniti pronto, la battaglia inizia tra 14 settimane. Beh, dai. Siamo a 98? Penso di sì. Vabbè, era a posto così. Vostra grazia, qualcuno, o meglio qualcosa, sta rubando ogni genere di cosa nel nostro villaggio. Credo di essere l'ultima vittima. È ormai da un po' che va avanti. Ci sono furti di grano, di cipolle e persino d'oro, ma quasi sempre sono patate. Sembra una faccenda banale, lo so, non vi disturberei se fosse tutto qua. Recentemente è stato rubato un cimelio di famiglia. Abbiamo cercato e chiesto in giro, ma non si trova da nessuna parte. E di che cimelio si tratta? Era un piccolo scrigno che conteneva, non posso dirvelo. Ha più che altro un valore sentimentale. Come può aspettarsi che ti aiuti se non so nemmeno che cosa stai cercando? D'accordo, a dire il vero non so neanche io cosa ci fosse all'interno. È un cimelio di famiglia, ma avevo paura di aprirlo. A quanto pare è maledetto. Quando viene aperto quello che c'è all'interno può addirittura uccidere un uomo. So che state pensando all'inizio, ma
Non ci credevo anch'io, ma dopo aver visto cosa è successo allo zio Valklav, preferisco essere cauto. Sai dove potrebbe stare, eh? E chi potrebbe averlo rubato? In realtà sì, visto un demone che scendeva dal cammino di Slazgo. Parlami con il demone. Lo chiamano Aitwar. Non l'ho visto da vicino, ma dicono che sia un serpente con le ali, la testa di un uccello e la coda arruffata, un po' come una scopa. È una bestiola intelligente e anche molto silenziosa. Esce da un camino e si infila in un altro, vola per il villaggio e ruba tutto quello che trova. Ecco perché ultimamente sono spariti tanti oggetti. Gli Aitwar sono di solito si trovano su un posto dove stare, portano tutto ciò che posseggono al loro proprietario in cambio di una cena. Dopo la caccia si stancano e a quel punto iniziano a uscire scintille dalla loro coda, e allora che tornano dal loro padrone. Immagino che il padrone sia Slavsko. Hai provato a parlarci? Andrei a chiedergli lo stesso, ma beh, diciamo che lui è molto grosso e non particolarmente loquace. Tuttavia sono sicuro che parlerebbe come con un cacciatore reale. E ho capito, ma io non c'ho il cacciatore. E mi dispiace, non c'è il cacciatore. La storia è vincente, ma i miei cacciatori sono necessari altrove. Cioè, non ci stanno attualmente. Vai a parlare tu stesso con Slavsko. Ti auguro buona fortuna. Capisco, beh, almeno ci ho provato. Grazie per avermi ricevuto, vostra grazia. Mila aveva ragione. Se ne stava soltanto seduto a scorreggiare sul suo trono quell'inutile idiota. Possiamo decapitarlo, please? Possiamo? È oltraggio questo, oltraggio. Cioè, ammazziamolo male, sto stronzo. Cioè, potevamo anche dirgli: guarda, non c'ho il cacciatore, quando rientra te lo mando, ma ammazzatelo male, su via. Vostra grazia, dobbiamo fare qualcosa per Boltis. Ogni volta che finisco il lavoro nei campi mi attaccano, e non solo a me ma anche agli altri. Devono aver lasciato la taverna con i ragazzi mentre tornavo a casa. Compaiono e mi fanno perdere l'orientamento, e ogni notte vago per il villaggio. A volte non mi ricordo nemmeno dove sono andato. Mi sveglio la mattina dopo con nuovi tagli e contusioni. Mia moglie è molto preoccupata e non mi crede. Magari pensa che te vai a ubriacare alla taverna, ma chissà. Mi dice sempre: se questo è ciò che succede, chiedi al re di mandare un cacciatore. Per favore, inviate un cacciatore, vostra grazia, altrimenti mi caccerà di casa. Non c'ho il cacciatore, non te posso aiutare, mi dispiace. Tutti i cacciatori sono occupati. Chiedi a uno dei tuoi amici di accompagnarti a casa la prossima volta. Oh, beh, valeva la pena provare. Mo? Che fate? De caccia di casa? Non saprei. Ah, c'è qualcosa che possiamo fare in giro o no? In realtà no, di conseguenza anche a sto giro mappa. E vediamo allora. Villaggio attaccato, mal di stomaco abbiamo detto no, questo assolutamente sì, ci mandiamo il nostro generale. Aprire una taverna, anche qua l'abbiamo aiutato, quindi conferma. A posto. Dai, direi che ci possiamo giocare ancora una settimana, signori. Il piccione qua non ci serve a nulla perché che da fare, quindi vai. Completiamo la nostra settimana e passiamo alla prossima. Stiamo perdendo però un fottio di oro, ma veramente tanto. Troppo oro stiamo perdendo. Stiamo a 51, tipo adesso stiamo a 42. Potrebbe essere un problema, perché adesso col fatto che sale pure l'esercito andiamo a pagare. No, vabbè, paghiamo in cibo in realtà, quindi non dovrebbe essere poi tanto problematico. Non saprei, però balista, porte rinforzate e il fossato. Dobbiamo spendere un botto d'oro in realtà. E fai salve ed esci. No, volevo fare salve il continuo. Vabbè, dai, continuiamo. Ho sbagliato la storia, scusate. Allora, rientriamo. Continuiamo la partita. E vai, un'altra settimana. Un'ultima settimana e poi ci salutiamo. Siamo arrivati alla settimana 36. Tatana? Sono già qui? Penso che sia venuto dai giardini. Alicia! Ah, che sta combinando adesso? Giustamente te vengono. No, il bouquet non c'è. No. Niente, non mi fa vedere
Il fiume porta molta fauna selvatica alla zona. Sì, ti piace il suono anche perché adesso la finestra è aperta. Vabbè, generale ha contattato gli altri. Sì, ok, sono qui a breve. Anche lei dirà la stessa cosa. Assolutamente sì. Mentre il nostro cacciatore, vostra grazia, vi ha dato quello scrittore di poesie, tornado o qualcosa del genere. È stata un'esperienza piuttosto strana. È sembrato comunque soddisfatto del risultato. Bene. Vostra grazia, ho sentito che state aiutando quelle bestie radoviane. Lasciare andare gli uomini radoviani? Che importa se sono donne o bambini? Potrebbero anche essere cani per quel che mi interessa. Sono solo marmaglie, secondo me. Se fosse per me, li metterei tutti nel capestro. Spero che Atana li faccia a pezzi. Ma che diamine! Niente, si è incazzata, giustamente. Salve di nuovo, vostra grazia. Come mai mi avete fatto chiamare? Guardi, mi serve che ti unisci all'esercito in battaglia. La guerra con Atana è prossima, dobbiamo rafforzare le nostre difese. Può contare su tutta la nostra comunità, vostra grazia. Sapevo che me l'avreste chiesto e abbiamo già iniziato a prepararci. Tenetevi pronti, la battaglia inizierà tra 13 settimane. In quanti siete? In 6. Wow, siete tantissimi in questa comunità. Vostra grazia. Non posso credere che abbiate convinto a risolvere la faccenda. Il macellaio è tornata a casa la settimana scorsa e ha ripulito l'intera strada. Imprecava e gettava cose per l'aria, ma ora è tutto risolto. Non pensavo che vi avrebbe ascoltato. È testardo come un muro. Davo per scontato che avrebbe preferito andarsene piuttosto che ripulire tutto. Grazie mille, vostra grazia. Lieto di avervi potuto essere d'aiuto. Per favore, date una mano anche a voi a pulire il sentiero. Non ci sono solo i suoi rifiuti. Naturalmente, vostra grazia. Vostra grazia, è bello rivedervi. Ti unirai al mio esercito nell'imminente battaglia. Abbiamo la possibilità di vincere una guerra, ma dobbiamo rafforzare le nostre difese. La mia taverna è in forte espansione, vostra grazia. Non ci rinuncerò per nulla al mondo. Potete contare su di me e sui miei uomini. La battaglia inizierà tra 13 settimane. Quanti siete? In 6. Beh, una taverna, confronto una comunità. Per favore, vostra grazia. Questa donna sta cercando di portarmi via il mio bambino. Ho paura che intenda fargli del male. Sta mentendo, vostra grazia. È lei ad aver rapito il mio bambino e ho paura che gli farà qualcosa di terribile. Vostra grazia, c'è chiaramente un problema. Non possiamo dare questo bambino a qualcuno che potrebbe fargli del male. Perché non lo tagliamo a metà? Dirò al mio generale di dividerlo in due. Ed entrambe ne riceverete un pezzo. Cosa? È orribile! Non perdiamo tempo allora, tagliate pure! Come? Era una battuta. Questo rende chiaro chi voglia davvero bene a questo neonato. Penso che sia meglio con la madre che non vuole tagliarla a metà. Grazie, vostra grazia. Stata abbastanza easy questa. Va bene. Vostra grazia, vi porto qualcosa di veramente speciale, destinato solo ai re e ai lord più ricchi, quindi non a noi. Un sacchetto di zucchero renderà la vostra vita più dolce. Potete metterlo nel vino o sul pane, è delizioso. Ne prenderò un pacchetto 23, non conosco questi trucchetti. Ah, non è zucchero. Conosco questi trucchetti. Fallo arrestare. Troppi mercanti percorrono questi corridoi cercando di svendere la loro robaccia. Ne ho avuto abbastanza. Ma vostra grazia, ero davvero convinto che vi potesse piacere. Fungerai da esempio per tutti gli altri mercanti. Così ci penserete due volte prima di venire qui cercando di vendere qualcosa. Guardia è uscita, si prenderanno cura di te. Ok. Era veramente zucchero? Perché pensavo fosse polvere d'arachide in realtà. E come sempre c'è qualcosa da fare, eh? In prigione? Vediamo. Sembra di sì. Stavolta c'è qualcuno. Quindi andiamo a parlarci. Vostra grazia, sono un uomo onesto. Non capisco perché sono qui. Sai molto bene perché sei qui. Non sapevo che non mi fosse permesso di vendere lo zucchero al re. Mi dispiace profondamente. Vi prego, vi supplico, fatemi uscire. Mia figlia mi aspetta a casa. Ci ha tolto felicità. Ci proviamo? D'accordo, puoi andare. Ne hai avuto abbastanza. Ma non provare a tornare di nuovo qui. Grazie, vostra grazia. Ecco, prendete questo sacchetto di zucchero gratis. Spero che possiate perdonarmi, vostra grazia. È zucchero veramente? Attenzione. Va bene.
Ti senti un po' meglio? Tutto ciò di cui hai bisogno? Sì, vabbè, lui comunque non ci dice nulla di nuovo. Che ce ne facciamo di sto sacchetto di zucchero? Comunque, andiamo anche a parlare con nostra figlia. Guarda cosa ha fatto, Eric! Per gli dèi! Cosa hai fatto ai tuoi capelli e al tuo vestito? E quello che hai al naso è un anello? Sei diventata una di quei barbari ora, Eric! Tu ne sapevi qualcosa? Guarda in che stato è tornata dal paese! Non sono barbari, smettetela di chiamarli così! Non è colpa sua se è nata dall'altra parte delle montagne! Cerchiamo di mantenere la calma! Asalia, ti vedi ancora con Maya? Pensavo che tua madre l'avesse proibito di entrare nel castello. La bandita dal castello, è vero, ma non hai mai detto che non potevo più vederla. Ci incontriamo in paese e giochiamo insieme per qualche ora, tutto qui. E che intenzione di fare con quel nuovo abito? Lo stai facendo soltanto per tormentare tua madre? No! Ho solo pensato di provare qualcosa di nuovo, mi hai aiutato Maya. Lo sapevo che era opera sua. Un arco? Ora ti diletti con l'arco, ti sei già stufata della spada? Beh, un po', Maya mi ha prestato il suo così posso esercitarmi. Dice che Dice che la vita per le ragazze è difficile e che bisogna imparare a difendersi. Guardi, ho sentito abbastanza. Ora basta, cosa dobbiamo fare con te? Padre, non ho fatto niente di male, ho solo cambiato taglio di capelli. Mi hai rovinato un vestito molto costoso. Mi hai rotto la finestra della sala del trono. Questa Maya ha troppa influenza su di te e ti caccerà in dei brutti guai. Penso sia meglio se smettessero del tutto di vedersi, Eric. Sono solo ragazzine. Lascia che si divertano fin quando la vita glielo consente. I capelli ricresceranno, la tintura andrà via. In quanto all'anello, beh, ti lascerà un buco nel naso, quello è certo. E il vestito? Dovrai indossarlo così com'è. L'hai rovinato e ora te lo tieni così. Grazie, padre. Sei troppo buono con lei, Eric. Sarò in camera da letto se qualcuno dovesse aver bisogno di me. Mi sono fatta anche un tatuaggio sulla caviglia, ma non dirlo alla mamma. Vabbè, sei strozzo, hai fatto tutto in una volta, quindi c'è altro che dobbiamo fare. Sì, padre, ambigura di te, non fare stronzate. Sì, tipo quella che hai appena fatto. Cioè, non è che la prima. Vabbè. Andiamo a parlare con nostra moglie. Probabilmente stanotte ci butta fuori. Sicuramente. Tesoro? Qualcosa per te. Qualcosa. Ho avuto questo sacchetto di zucchero da un mercante. Ho pensato che potesse piacerti. Puoi metterlo nel vino per dargli un sapore migliore. Probabilmente puoi trovare un uso migliore di me per lo zucchero. Oh, Eric, è fantastico! Grazie, sei così premuroso. Adoro lo zucchero, anche le ragazze lo amano. Chiederò ai dolci di prepararci qualcosa di dolce per stasera. Vabbè, si chiamano dolci eventualmente. Sono felice che tu sia contenta. Certo che lo sono, grazie. Sono preoccupato per nostra figlia. Uscendo di soppiatto e cambiandoti d'abito in quel modo, tipo riferito al figlio direttamente. Non è affatto una principessa questa Maya, ha una cattiva influenza su di lei. Penso che stia reagendo in questo modo a causa di tutti i discorsi sul matrimonio che abbiamo avuto di recente. Non vuole sposarsi, ha avuto paura che la costringessimo a un matrimonio che non la vuole. Ecco perché sto cercando di non essere troppo duro con lei. Hai ragione, forse sto esagerando. Anch'io sono preoccupata, non voglio che faccia qualcosa di cui possa pentirsi. È l'età, prima o poi crescerà. Lo so, questa gravidanza mi rende irritabile. Non penso che riusciremo a impedire di vederle Maya. Se glielo proibiamo, uscirà di nuovo di nascosto. Va bene, andrò a parlarle. Mi scuserò per averla sgridata tanto. Va bene, quindi lo zucchero l'abbiamo dato a lei. C'è molto altro che possiamo fare se non che, come sempre, mandare i nostri generali, che questa volta ne abbiamo addirittura tre in mappa, per cercare di raccattare qualcun altro. La febbre non mi ricordo di che è il bambino, assolutamente sì, perché abbiamo risolto, quindi vai di generale, conferma. Aspetta, però se no non me fai leggere. Povertà, non mi ricordo sta cosa della povertà, udienza, problemi d'amore,
Villaggio allagato, mi pare che li abbiamo aiutati, ma non ne sono sicurissimo. Villaggio in fiamme, stessa cosa. Scrigno perduto, non l'abbiamo aiutato, immagino. Problemi con nuova locanda. La nuova locanda, sì, le locande le abbiamo fatte, quindi vai. I rifiuti del macellaio abbiamo aiutato anche loro, teoricamente. Ok. Quindi dovremmo avere un po' di gente in più prossima settimana, che ci andiamo a giocare nel prossimo episodio. Signori, io direi che per questo possa anche essere tutto. Stiamo perdendo veramente un botto. Forse dovrei risparmiare un attimino sull'esercito, cioè sui nostri uomini. Se vado a fare così riesco a risparmiare un bel po'. Arrivo addirittura a 60 e potrei anche comprarmi qualcosa. Non potrei utilizzare nessuno di loro tre, ma lo vedremo nel prossimo episodio, dai. Signori, io direi che per questo possa anche essere tutto. Mi raccomando, con i like che sono fondamentali, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti! Thank you.